Ben ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di TRMH24 News. Oggi l'ultimo saluto a Giuseppe e Nicola, i due vigili del fuoco, ricordiamo, scomparsi il 17 di luglio durante l'espletamento del loro dovere a Novasiri, lutto cittadino per Matera, Novasiri e Policoro. Il rito funebre alle ore 18 al Pala Sassi sarà trasmesso in diretta su TRM Network con collegamenti a partire dalle ore 17. Sentiamo. Anche questa mattina il tributo a Giuseppe Martino e Nicola La Salata. La caserma dei Vigili del Fuoco di Matera continua ad accogliere un flusso ininterrotto di parenti, amici, colleghi e rappresentanti istituzionali. È l'omaggio toccante ai due materani tra ricordi e commozione, abbracci e lacrime, in attesa dei funerali di oggi pomeriggio alle 18 al Pala Sassi. Giorno brutto per tutto il corpo nazionale, è un momento sentito in tutti i comandi d'Italia, la partecipazione sia dall'interno appunto del Corpo Nazionale, da parte di tutti i colleghi, ma anche all'esterno. Abbiamo così una vicinanza da parte di tutti, delle istituzioni, di tutta la cittadinanza. Questo è un momento di grande, grande dolore per il corpo, pensiamo alle famiglie, stiamo stringendo tutti appunto attorno a loro. Il messaggio racconta. Purtroppo quello che è il lavoro e la vita di un vigile del fuoco è un lavoro di grande, grande rischio che viene fatto dai nostri vigili del fuoco anche con grande slancio di umanità. Salvare vite umane è un obiettivo importantissimo, vitale appunto per la vita di un vigile del fuoco, quindi si dà tutto per poter raggiungere questo obiettivo, quindi ripeto, però è un lavoro appunto che comporta dei rischi. Sul fronte delle indagini, dalle prime indiscrezioni sugli esami autoptici, pare che i due pompieri abbiano perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio nel tentativo di salvare un casolare dal fuoco nelle campagne di Novasiri. L'incendio è quasi certamente doloso. Qualcuno ha appiccato il fuoco per bruciare sterpaglie. Il cambio repentino di direzione del vento sembra sia stato fatale. I funerali celebrati dall'arcivescovo Caiazzo saranno trasmessi in diretta su TRM Network con collegamenti a partire dalle ore 17, quando il corteo funebre si dirigerà verso il Pala Sassi. Le strade interessate saranno chiuse al traffico. Possibili rallentamenti alla circolazione sono previsti al termine della cerimonia funebre, quando i feretri saranno accompagnati al cimitero di Contrada Pantano. La capienza massima del palazzetto dello sport è di 1.700 posti. A Matera, Novasiri e Policoro è lutto cittadino. Si volta pagina, rimaniamo con la cronaca, impartiva ordini dal carcere, è stato fermato un presunto affiliato alla Sacra Corona Unita a San Pietro Vernotico. L'uomo ordinava attentati a negozianti e minacce all'ex moglie, indagate anche quattro persone per associazione di tipo mafioso. Ascoltiamo. Era detenuto, ma impartiva direttive e ordini riguardo le attività illecite, il controllo del territorio e la gestione della cassa comune. E quanto scoperto dai carabinieri di Brindisi, secondo cui l'uomo affiliato alla Sacra Corona Unita sarebbe stato il promotore di un sodalizio criminale, coinvolte anche quattro persone sottoposte a fermo dai carabinieri su disposizione della DDA di Lecce a San Pietro Vernotico, con le accuse contestate a vario titolo di associazione mafiosa, con l'aggravante della disponibilità delle armi, tentata estorsione, porto e detenzione di armi da fuoco. Il detenuto, sempre secondo l'accusa, avrebbe dato mandato agli indagati di compiere una serie di atti intimidatori e danneggiamenti nei confronti di imprenditori locali e della ex moglie perché riteneva che la donna avesse una nuova relazione sentimentale. Tra gli episodi contestati agli arrestati ci sono due attentati con esplosioni e danneggiamenti ai danni di un'attività commerciale a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Inoltre, il presunto capo del sodalizio avrebbe compiuto azioni di delegittimazione del comandante della stazione dei carabinieri di San Pietro Vernotico nel corso di un'udienza penale presso il tribunale di Brindisi, in cui il comandante della stazione era citato quale testimone in un processo in cui il detenuto era indagato per un altro reato. Durante la sua deposizione in videoconferenza, l'uomo avrebbe mostrato al giudice un foglio di carta riportante una foto sfocata che a suo dire ritraeva il comandante con il fine di screditarne la testimonianza. L'attività tecnica condotta dai militari ha consentito di appurare che la foto, fatta già circolare in precedenza, fosse stata artefatta dai sodali su indicazione del capo promotore detenuto, con l'obiettivo, attraverso l'attività diffamatoria, di ottenere il trasferimento del comandante, ritenuto responsabile di aver ostacolato l'attività criminosa del clan e di voler testimoniare in un processo carico del capo clan.
Ancora la cronaca, avrebbero rubato e smontato almeno 6 auto rubate in provincia di Bari per rivendere i pezzi di ricambio. 3 persone sono finite ai domiciliari tra Cerignola e Ortanova. Avrebbero rubato almeno 7 auto nella provincia di Bari. Le avrebbero poi smontate per rivendere i singoli pezzi di ricambio. Sarebbero sparite così un Audi e altre macchine di note case automobilistiche, alle quali sarebbero stati asportati sportelli, cofani, pneumatici e interi blocchi motore completi di cambio. Per questo 3 persone, 2 residenti a Cerignola e l'altra a Ortanova in provincia di Foggia, sono state arrestate dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Foggia in esecuzione delle misure cautelari ai domiciliari disposte dal Tribunale del Capoluogo d'Auno. I 3 sono ritenuti responsabili del reato di ricettazione di parti di autovetture precedentemente rubate. Il provvedimento del GIP segue l'indagine delle Fiamme Gialle, coordinata dalla Procura di Foggia, scaturita da una serie di controlli su strada effettuati durante le ordinarie attività di controllo del territorio. I militari, insospettiti dall'atteggiamento del conducente di un furgone, hanno deciso di verificarne il contenuto, scoprendo al suo interno diversi pezzi di un'Audi cannibalizzata poco prima, fra i quali sportelli, cofano anteriore e posteriore, pneumatici e blocco motore completo di cambio. I militari hanno successivamente perquisito un immobile abbandonato intestato agli indagati, scoprendo che sarebbe stato utilizzato come deposito. Qui infatti sono stati trovati altri pezzi di autovetture, fra i quali 6 blocchi motore completi di cambio e diverse serie di cerchie e gomme di note case automobilistiche. Tutte le auto sarebbero state rubate in provincia di Bari e poi portate nel Foggiano per essere smontate e parzialmente rivendute. Sanità, ma anche il personale al San Carlo di Potenza, una situazione insostenibile, la denuncia arriva dalla FIALS Potenza, vediamo. Il sindacato FIALS tramite il segretario provinciale Costanzo denuncia la preoccupante situazione di carenza di personale all'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. Il personale sanitario, tra cui infermieri, tecnici e OSS, soffre da mesi per la mancanza di risorse adeguate in diversi reparti, compromettendo la qualità delle cure. Sono reparti emblematiche come la ginecologia di Potenza, la medicina del presidio di Potenza, che hanno una carenza di personale sia OSS che infermieristico, che comunque c'è un sovraccarico sia di lavoro e anche un depensionamento stesso degli infermieri. La direzione ospedaliera, nonostante le ripetute segnalazioni, dicono ancora non ha adottato misure efficaci per risolvere i problemi. La carenza di OSS ha causato un sovraccarico per il personale esistente, esponendo i lavoratori a rischi e demansionamenti. Nonostante la graduatoria del concorso regionale per OSS sia stata pubblicata di recente, le assunzioni arriveranno solo dopo l'estate, fanno sapere ancora dalla FIALS, quando i dipendenti saranno già esausti. Il sindacato chiede un intervento urgente da parte della direzione per garantire condizioni di lavoro dignitose e prevenire disagi ai pazienti. Queste tematiche credo che si devono portare per forza a livello politico, a livello regionale, per confrontarci quali sono le linee guida, le dotazioni organiche, i fabbisogni del personale, il numero previsto per ogni unità operativa e servizio delle varie figure professionali. Si fanno dei calcoli nell'azienda ospedaliera San Carlo, ma noi non abbiamo i dati su quale base vengono fatti questi calcoli. Sono delle linee guida che il direttore generale ci rappresenta, ma queste linee guida dell'Agenas per essere messe in atto devono essere comunque condivise e recepite dalla Regione, ciò che non è avvenuto, è sperimentato, cioè quelle che succede in Puglia sono state, vengono applicate le linee guida Agenas, stanno sperimentando negli ospedali, quindi con dei dati certi e con la massima trasparenza. Qui invece vediamo dei calcoli che fa solo la direzione generale, sulla base di quali dati non lo sappiamo. Aumentano dal 2022 al 2024 in Basilicata i richiedenti assegno unico universale dell'INPS. Ascoltiamo nel dettaglio i numeri. Nei primi 5 mesi del 2024, 53.916 nuclei familiari in Basilicata hanno ricevuto l'assegno unico universale per un totale di 86.136 figli, con una media di 1,60 figli per famiglia. Lo ha reso noto la direzione regionale dell'INPS. Rispetto al sud, dove l'importo medio mensile dell'assegno è di 295 euro per famiglia, 1,61 figli per nucleo, in Basilicata l'importo medio è di 286 euro.
superiore alla media nazionale che è di 271 euro. L'importo medio per figlio è di 178 euro, anch'esso superiore alla media nazionale di 171 euro. A maggio 2024 in particolare 70.831 minorenni e 15.305 maggiorenni hanno beneficiato dell'assegno con importi medi mensili di 194 per i minorenni e di 101 per i maggiorenni. La maggior parte dei beneficiari appartiene alla fascia ISEE minima, 47.803 figli con un importo medio di 219 euro al mese, mentre 15.697 figli di nuclei senza ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima ricevono 68 euro al mese. Dal 2022 al 2024 il numero di figli assistiti è aumentato in Basilicata da 81.089 a 81.575, con un incremento dell'importo medio mensile da 156 a 178 euro. Ieri sera è andata in scena a Taranto la 39esima edizione del Palio, la vittoria è andata al Rione, tre Carrare Battisti in un'atmosfera del tutto particolare. Il momento più importante, quello tanto atteso del traguardo che viene in maniera trionfale tagliato dall'isola. Eccoli Marco Sandi, Antonio Vorace. Le luci che illuminano il mare, le imbarcazioni che navigano veloci verso il traguardo. Si è tenuto per la prima volta in notturna il Palio di Taranto, un'atmosfera magica per una delle tradizioni più sentite e amate della città. Il Palio di Taranto è un motore veramente attrattivo in termini sportivi, ma anche e soprattutto in termini di immagine, perché il Palio ormai gira in tutta Italia. Andremo adesso a Vasto, andremo a Reggio Calabria, andremo a Venezia, quindi ci giriamo diciamo molte marinerie, però con un unico obiettivo, quello di promuovere la nostra bellissima città, i nostri bellissimi mari e quest'anno possiamo dire anche la nostra bellissima manifestazione fatta in notturna. Ogni quartiere della città è abbinato a una barca a remi di legno, ognuna guidata da due vogatori. Le imbarcazioni devono percorrere in meno di 30 minuti l'intero periplo del borgo antico, partendo dalla Lega Navale e passando dai due mari per tagliare il traguardo nel canale navigabile. E il Palio è tutto questo, il Palio non è solo una promozione, oltre a essere l'attività sportiva più longeva del comune di Taranto, è un'occasione non solo per promuovere lo sport, ma anche per promuovere e valorizzare la nostra risorsa mare e soprattutto anche, perché no, potrebbe comunque indurre quel turismo sportivo sul quale l'amministrazione comunale sta puntando molto in questi anni. Il Palio si svolge in due manche, la prima andata in scena l'8 maggio scorso in concomitanza con il primo giorno di festeggiamenti in onore del patrono San Cataldo, mentre la seconda e decisiva manche si è svolta ieri. La vittoria è andata al Rione Tre Carrare Battisti. Siamo stati in testa dall'inizio, abbiamo combattuto contro i vari attacchi già dalla prima partenza, cioè dalla prima salita verso la prima boa, e ci siamo difesi bene, abbiamo mantenuto la posizione e poi siamo riusciti a prendere un bel distacco, quindi meglio di così non poteva andare. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, linea alla regia.